ultimo appuntamento pre-estivo di Limes, in cui parliamo del numero attualmente in edicola, un numero in cui siamo tornati a occuparci di un'area da cui mancavamo da un po', non da troppo in realtà, il Mediterraneo e in particolar modo la sua sponda meridionale, con un numero per l'appunto il cui titolo mi sembra, lo vedete dietro di me, piuttosto esplicativo, nella misura in cui ciò che accade in quella parte di Mediterraneo e di Africa ha ovviamente ricadute dirette e anche piuttosto importanti su di noi europei e italiani in particolar modo. Quel affari nostri si riferisce proprio a noi e non solo e forse non tanto al resto d'Europa, sicuramente molto a noi. Che cos'è che sta avvenendo per l'appunto e che cos'è che quindi è l'oggetto poi di questo numero su cui ci siamo particolarmente soffermati? Bene, innanzitutto sta succedendo che l'Algeria, anche l'Algeria, risente di quella, ormai da qualche mese, di quella intenibile convivenza tra regimi tendenzialmente senescenti, sicuramente autocratici, fortemente autoreferenziali e in gran parte ormai per molti aspetti disinteressati alle sorti dei loro popoli, e dall'altra parte per l'appunto i popoli, in particolar modo la componente più giovane di queste popolazioni, che come sappiamo su Limes, per chi lo legge l'avrete letto molto spesso, per chi non lo legge diciamo è comunque una constatazione di pubblico dominio il fatto che quelle siano popolazioni con una demografia piuttosto dinamica, in cui quindi la componente giovane non è solo numerosa ma è anche tendenzialmente pregiudicata dalle condizioni socio-economiche che tendono a essere, e anche politiche, che tendono a essere condizioni che non facilitano il buon andamento dell'economia e in generale la ripartizione delle risorse, perché sono condizioni che hanno in anni, nei decenni passati, impostato la condizione economica di quei paesi sullo sfruttamento preferenziale delle risorse di cui molto spesso questi luoghi sono ricchi, soprattutto energetiche, da parte di paesi stranieri che in cambio garantiscono la sopravvivenza politica, economica, militare di regimi che però tendono per l'appunto ad essere regimi cleptocratici, che quindi accentrano la ricchezza e non la ridistribuiscono. Ecco, questa condizione a cui poi noi abbiamo dato il nome di primavere arabe, cioè l'insofferenza, la crescente insofferenza e la crescente intenibilità per l'appunto di questa situazione, è un fenomeno che noi abbiamo visto esordire ormai qualche anno fa in Tunisia, spazzare in maniera un po' rapsodica, diciamo, tutta l'area nordafricano-medio orientale, per poi tornare quasi al punto di partenza, da ultimo per l'appunto con l'Algeria. All'Algeria noi dedichiamo tutta la prima parte delle tre che compongono questo numero, perché abbiamo ritenuto non solo di dover dedicare particolare attenzione a questo paese in questa fase così delicata, essendo per l'appunto l'ultimo arrivato, se vogliamo, in questa ondata di, diciamo, destabilizzazione e rivendicazioni, ma anche perché l'Algeria è un paese veramente chiave, veramente strategico nell'ambito nordafricano, più di altri. Per dimensioni è un paese molto grande, per quantità di risorse è un paese estremamente ricco, insieme alla Libia è il paese nordafricano più ricco di risorse energetiche, in particolar modo il gas, ma non solo, e anche perché sin dagli anni, quantomeno dagli anni 80 in poi, è un paese fondamentale per la sua ubicazione anche, crocevia fondamentalmente tra la parte est e quella ovest del Sahel
e poi tutta l'area del Maghreb e poi tutta l'area saheliana, quindi l'anticamera del deserto del Sahara con tutta la sua fascia di instabilità, è un paese, particolarmente importante per quanto riguarda tutte le questioni di sicurezza di quell'area, non ultimi i fenomeni di radicalizzazione, terrorismo e quant'altro, che ricordo peraltro essere stati componenti centrali di quella lunga guerra civile che l'Algeria ha vissuto negli anni 90, il decennio nero, come lo chiamano per l'appunto gli stessi algerini, da cui è uscita a fatica e nel quale non vuole ripiombare. Questo è un elemento fondamentale che un po' percorre molti degli interventi che compongono per l'appunto questa prima parte. E questo è un paese su cui ci concentriamo molto. Il pouvoir, questa parola francese che vuol dire potere e che è il modo in cui gli stessi algerini designano tradizionalmente l'insieme delle forze che dall'indipendenza, dalla Francia in poi, quindi dagli anni 60 in poi, nel tempo si sono andati strutturando come sistema di potere in Algeria, un concetto un po' sfuggente ma che fondamentalmente vede al centro l'esercito e almeno inizialmente la generazione dei combattenti, cioè di coloro che hanno fatto per l'appunto la guerra di indipendenza, di liberazione dalla Francia, è un sistema che per l'appunto per certi aspetti è decotto, potremmo dire. Questa tragica figura del presidente che si candidava al quinto mandato nonostante fosse stato colpito da un ictus e fosse fondamentalmente ormai un simulacro, che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E in generale tutto poi l'apparato di potere che ruota intorno alle figure civili e militari e che è fondamentalmente un apparato composto da esponenti dell'economia, della finanza, che chiaramente ha cementato interessi che fanno fatica a cedere il passo a istanze di rinnovamento. Ecco, tutto questo sistema è stato intaccato di fatto dalla rivolta, una rivolta che per adesso resta pacifica e il ricordo del decennio nero, cioè degli anni 90, gioca un ruolo fondamentale in questo, come potrete eventualmente leggere nel numero. È stato intaccato ma non è stato spodestato, cioè quel sistema di potere resta bene o male intatto, in particolar modo in questa fase l'esercito, che è un esercito diverso da quello egiziano per esempio o anche da quello turco, per fare due paragoni con paesi più o meno dell'area che hanno sempre visto tradizionalmente un ruolo molto importante dei militari, è un esercito che si è modernizzato molto negli ultimi anni, che vuole fondamentalmente fare il proprio mestiere e non assumersi troppo impropriamente l'onere di governare al posto delle istituzioni civili, è in questo momento l'istituzione chiave che cerca di barcamenarsi tra la necessità di garantire la sicurezza e la continuità del paese ed evitare anche che la rivolta degeneri, e allo stesso tempo la necessità però di garantire una continuità istituzionale, il che vuol dire in parte supplire anche alla sfera civile propriamente detta, che per l'appunto in questo momento di fatto è in parte disarticolata e fondamentalmente molto anacronistica. Mi fermo qui perché si potrebbe dire molto altro, ma in realtà il mio scopo questa sera è introdurre un po' il numero nella sua interezza, per poi passare la parola ai colleghi che vi presenterò a tempo debito, che hanno entrambi firmato ovviamente dei contributi su questo volume. Se mi sono dilungato un pochino, in maniera anche piuttosto generica in fin dei conti, sull'Algeria, è perché per l'appunto questo paese occupa un posto fondamentale in questo numero e occupa questo posto perché occupa in questa fase così delicata di transizione, che è iniziata ma non è assolutamente finita, un posto fondamentale negli equilibri per l'appunto geostrategici di quest'area così vicina e importante per noi. L'altra dinamica su cui ci siamo dovuti necessariamente soffermare, non avremmo veramente potuto fare altrimenti, è quella libica. Qui in realtà abbiamo optato anche per una scelta semantica, per chi leggerà il numero lo noterà fin dall'editoriale, che è quello di non parlare di Libia al singolare ma di Libia al plurale. Perché il problema fondamentale che noi
noi italiani sicuramente, ma direi noi europei in generale, abbiamo in questo momento, e forse non solo noi europei, con la Libia, è che rimpiangiamo tanto una realtà che non c'è più. Nella misura in cui la Libia, se vogliamo essere ottimisti, è quantomeno divisa in tre entità. I due governi rivali di Tripoli e Tobruk, che afferiscono a due regioni tradizionalmente anche rivali della Libia, cioè la, rispettivamente la Tripolitania e la Cirenaica, e quella zona invece più interna della Libia, più prossima al Sahel, al Sahara, che è il Fezzan, che è una zona tra l'altro diciamo a sfondo particolarmente tribale, che è poi fondamentale per tutte le dinamiche anche di traffici, armi, migranti e quant'altro che interessano la Libia in questo momento. Tripoli, come sapete, è la sede del governo riconosciuto anche internazionalmente di Serraj, con cui l'Italia ufficialmente diciamo, tratta rapporti, anche per quanto riguarda la questione la triste e dirimente questione dei flussi migratori attraverso il Mediterraneo. Tobruk è invece la sede dell'altra entità politica, quella del generale Haftar, che è sostenuta tra gli altri dall'Egitto e nemmeno troppo velatamente da altri attori, tra cui la Francia. Il quale generale Haftar, come avete forse seguito dalle cronache, è stato il protagonista di una offensiva forse un po' troppo affrettata a giudicare dai risultati, di cui dà conto in particolar modo un articolo di Gianandrea Gaiani molto dettagliato su questo nel numero, che fa il quadro militare proprio della Libia, di un'offensiva che mirava per l'appunto a espugnare Tripoli e a unificare sotto quindi il governo di Tobruk il paese, cosa che non è assolutamente riuscita. La resistenza militare della capitale è andata oltre probabilmente, anzi direi sicuramente, le aspettative del generale, e quindi diciamo si è ricreata una nuova situazione di stallo che nel migliore dei casi ha lasciato le cose come stavano, nel peggiore le ha ulteriormente esacerbate, le ha peggiorate. E questo chiaramente quindi concorre a determinare un quadro di destabilizzazione del paese, di cui poi parlerà diciamo il collega in maniera più approfondita, che chiaramente ha su di noi italiani dei riflessi direi piuttosto diretti ed evidenti. Un paese di cui si parla molto poco, ma che abbiamo sentito il bisogno di trattare in questo numero, perché è un paese assolutamente non marginale, non fosse altro perché sul suo territorio insistono le due exclave spagnole di Ceuta e Melilla, e quindi è l'unico paese, se ci pensate bene, africano che confina direttamente con l'Europa, è il Marocco. Il Marocco è una sorta di caos calmo, per parafrasare Nanni Moretti. È un paese che è retto da un monarca, Mohammed VI, diciamo che in apparenza è riuscito a schivare abilmente il fermento delle primavere, ha fatto concessioni al cosiddetto Islam politico, ai partiti generalmente afferenti. Io provo a alzare la voce, sì, il problema è che c'è qualcuno giù che la alza più di me. Ha operato concessioni per l'appunto al cosiddetto Islam politico, cioè ai partiti variamente afferenti diciamo alla fratellanza musulmana, ha in qualche modo concesso anche alcune limitate riforme costituzionali ottriate, si direbbe con termine aulico, cioè concesse dal sovrano, che hanno in qualche modo placato alcune delle diciamo dei malcontenti e delle rivendicazioni più dirette, diciamo più veementi, soprattutto nella sfera economico-sociale, ma fondamentalmente è un paese che innanzitutto ha una spina nel fianco, che è quella del Sahara occidentale, cioè dei territori che potete vedere lì, che sono, come sapete, disputati e che tra l'altro ospitano numerosi campi profughi di popolazioni saharawi per l'appunto. Ma è un paese in cui per l'appunto il malessere socio-economico di cui parlavamo prima non è assolutamente assente. Ci sono un paio di articoli quantomeno che ne parlano in questo numero,
uno eccellente del nostro Alessandro Balduzzi, che tra l'altro parla anche di come diciamo il regime abbia per molti aspetti fallito la sfida della modernizzazione e soprattutto dell'inclusione, ancora una volta, grazie, delle fasce giovanili nel mercato del lavoro e in generale nell'economia. Problemi di diversificazione economica, problemi di ampiezza proprio del mercato del lavoro, problemi di redistribuzione delle risorse, problemi di disuguaglianze sociali, disuguaglianze regionali. Algeria e Marocco sono paesi che ospitano minoranze etniche, primo fra tutti quella berbera. Quindi si tratta, diciamo, di un paese in cui ribolle anche lì un malessere sociale, soprattutto giovanile, piuttosto acceso, ma che fino adesso, con quelle che più che riforme potremmo definire stratagemmi, è riuscito in qualche modo a evitare le conseguenze più, diciamo, più nefaste e destabilizzanti di questo fermento. E poi chiaramente, ovviamente, c'è uno dei grandi giganti forse pleonastico, diciamo uno dei giganti dell'area, cioè l'Egitto. Egitto che, come sapete, è passato anch'esso attraverso la sua brava primavera che ha detronizzato in questo caso Mubarak, poi ha avuto unico, insieme diciamo in parte alla Tunisia dove c'è il governo Ennahda, quindi un partito diciamo che in qualche modo afferisce alla galassia dei fratelli, ma in quel caso, nel caso egiziano, è stato proprio l'unico caso in cui i fratelli musulmani in maniera piuttosto palese siano andati al governo per un tempo piuttosto limitato, circa un anno, è durato Mohamed Morsi. Poi c'è stato il controgolpe militare, anzi direi sì, il golpe militare che ha portato nuovamente al governo l'esercito nella persona del generale al-Sisi. E da quel momento l'Egitto è diventato un po' il figliol prodigo soprattutto delle monarchie arabe, in particolar modo Arabia Saudita ed Emirati, perché il modello al-Sisi è il modello, diciamo, a cui le petromonarchie, chiamiamole così, diciamo le monarchie del Golfo Arabe, guardano come un modello di restaurazione di un ordine, diciamo, simile a quello che loro conservano nei loro paesi e soprattutto di un governo che quello militare egiziano che fin da quando è arrivato per l'appunto al Cairo ha fatto la guerra spietata ai fratelli musulmani che ha sostituito. E i fratelli musulmani sono tra le bestie nere, se non forse la bestia nera fondamentale, quantomeno da un punto di vista prettamente politico, sicuramente della famiglia Saud, ma anche di Mohammed bin Zayed, cioè il principe diciamo che governa gli Emirati e che è da più parti indicato come la vera eminenza grigia, diciamo, del Consiglio di Cooperazione del Golfo, molto più del suo omologo saudita Mohammed bin Zayed, perché è colui che fondamentalmente con notevole abilità e anche notevoli risorse economiche è riuscito a comprare di fatto il favore di Washington. Sicuramente con questa amministrazione un pochino meno direi con la prima, ma si è coltivato rapporti anche, diciamo, in ambito militare e in generale, diciamo, degli apparati che adesso gli stanno tornando piuttosto utili. Dunque, tirando le somme, questo volume parla diciamo di Mediterraneo, quindi parla sicuramente di noi, parla però in particolar modo di Nord Africa. E lo fa iniziando diciamo dall'Algeria, non solo perché è la novità tra virgolette del momento, non solo perché è un paese geostrategicamente pesante negli equilibri dell'area, ma anche perché sarebbe stato assurdo non fare così, perché diciamo questo numero affronta sicuramente, diciamo, numerosi aspetti di natura prettamente strategica, ma cerca di tenere a mente una verità di fondo che esula dall'ambito prettamente strategico, o meglio, a ricadute strategiche, ma ha un'origine che potremmo definire non propriamente geopolitica, forse più socio-economica, e cioè il fatto che quel modello che potremmo definire neocoloniale, quello schema che è invalso dopo le indipendenze formali tra gli anni 50 e gli anni 70, mediante il quale di fatto le ex madrepatrie, o comunque quello che un tempo si sarebbe detto il primo mondo, l'Occidente, garantiva l'indipendenza formale di questi paesi, ma di fatto continuava a controllarne i regimi, a favorirne i regimi
con una sorta di patto risorse in cambio di stabilità e soprattutto in cambio di totale negligenza rispetto a ciò che questi regimi facevano e al modo in cui questi regimi mantenevano l'ordine in parti di mondo per noi fondamentali per via dell'aspetto delle risorse, per l'appunto, è uno schema che in questo momento quantomeno vacilla. E non solo vacilla perché il patto sociale, chiamiamolo così, laddove esso è esistito, in molti di questi paesi è esistito in effetti per alcuni decenni, tra leadership e popolazioni è venuto meno. Ed è esistito perché molte di queste leadership sono leadership che vengono dalle lotte di indipendenza e quindi avevano una loro legittimazione iniziale, è così in Tunisia, è così sicuramente in Algeria. In questo volume, nella parte algerina, c'è un bel articolo di Yasmina Kadra, non so chi di voi lo conosce, è un pseudonimo, ma comunque uno scrittore molto famoso algerino che da anni vive in Francia, che è un po' il cantore, diciamo, della rivoluzione tradita in Algeria, e che spiega molto bene quale sia il sentimento di rivalsa proprio degli algerini rispetto al tradimento dei valori della rivoluzione. Ma anche laddove questo patto sociale c'è stato, è caduto vittima poi dello schema per l'appunto neocoloniale, cioè del patto scellerato, tra virgolette, almeno dal punto di vista di queste popolazioni, che questi regimi hanno poi stretto con l'Europa, diciamo con l'Occidente. Questo non vuol dire però che non ci sia poi, che non continui il grande gioco, tra virgolette, delle potenze per l'influenza nel Mediterraneo e in queste aree. La terza parte del volume si apre con un articolo scritto a sei mani, da Dario Fabbri, che è il collega che si occupa di Stati Uniti, Mauro De Bonis, che è il collega di Limes che si occupa di Russia, e Giorgio Cuscito, che siede qui accanto a me, che è consigliere redazionale di Limes e soprattutto un esperto di Cina, ed è il collega che per Limes più segue per l'appunto la Cina. Giorgio, voi avete per l'appunto scritto questo articolo in cui si dà conto per l'appunto degli interessi russi, cinesi e statunitensi nell'area. L'articolo si intitola per l'appunto Cinesi e russi contro l'egemonia USA in Nord Africa, quindi diciamo mi sembra piuttosto chiaro il concetto. Allora a te chiederei di illustrarci un po' quali sono le coordinate per l'appunto di questo scontro e poi di parlarci in maniera un po' più diffusa invece dell'interesse cinese, che in questo momento, tra l'altro, è l'interesse, l'attore, la Cina, che per certi aspetti sembra avere, per certi aspetti, magari non tutti, più frecce al proprio arco, almeno in alcuni di questi paesi. Buonasera, grazie. Grazie al Mercato Centrale, grazie Fabrizio, grazie anche a voi per essere qui. Io direi che il Maghreb, come altre parti del mondo, rappresenta una sorta di microcosmo in cui vediamo riprodursi la competizione tra le prime tre potenze al mondo, tutte e tre interessate a quest'area per la rilevanza, come abbiamo visto, geostrategica, che ha in particolare tenendo conto della presenza di due colli di bottiglia essenziali per i flussi commerciali mondiali, quindi canale di Suez e stretto di Gibilterra. Chiaramente estremamente importante anche la grande presenza di risorse energetiche, però ciascuno di queste tre potenze, ciascuna ha un diverso impatto, un diverso interesse, se vogliamo, nella presenza che hanno nel Maghreb. Gli Stati Uniti sono indubbiamente la potenza egemone perché in tutti i paesi del Nord Africa sono presenti a livello militare con truppe e avamposti militari. Di fatto gli Stati Uniti sono, come spiega molto bene, sicuramente meglio di me Dario Fabbri nell'articolo, rappresentano il garante della sicurezza di questi paesi. Gli Stati Uniti dispongono in Africa di circa 7.500 unità, soldati. Questo, diciamo, è in sostanza il marchio di fabbrica americano in questa parte dell'Africa. Chiaramente gli Stati Uniti non possono competere con la Cina in termini di investimenti e di interscambio commerciale con i paesi nordafricani. Per quanto riguarda la Russia
come potete vedere anche nella carta, diciamo, la carta spiega molto bene qual è il, okay, perfetto, qual è la situazione che ci troviamo davanti. Quindi abbiamo fondamentalmente un paese alleato degli Stati Uniti che è l'Egitto, utile sia dalla prospettiva americana a mantenere una certa stabilità al confine con Israele, sia a esercitare una influenza indiretta sulla Libia. All'Egitto gli Stati Uniti inviano denaro per acquisire armi, anche tra le altre cose. Chiaramente gli Stati Uniti sono interessati al controllo del canale di Suez, che appunto è un collo di bottiglia fondamentale, come ho detto prima, per tutti i flussi commerciali che vanno tra Oriente e Occidente. E lo stesso vale poi per lo stretto di Gibilterra. Però chiaramente Marocco e Algeria sono parte dell'influenza statunitense, ma non possono definirsi dei veri e propri alleati. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la Russia ha interessi diversi, perché innanzitutto Mosca è consapevole di non poter competere con Cina e Stati Uniti in termini di influenza nel continente nero, da cui è mancato peraltro la Federazione Russa per molto tempo. Però sta cercando gradualmente di guadagnare influenza economica, diplomatica, sia per sostanzialmente fare i propri interessi di natura domestica, quindi soprattutto dare, diciamo, alimentare la crescita, diciamo, le esportazioni energetiche, e anche per alimentare la vendita di armi, che è chiaramente una fonte di introiti molto importante per la Russia. La Russia è il primo esportatore di armi in Africa, seguito poi dalla Cina, e il primo in Nord Africa nello specifico. La Cina è un paese, diciamo, fortemente interessato alle dinamiche africane e nordafricane in particolare, per almeno tre tipi di ragioni. La prima, ovviamente, è che questi paesi sono, i paesi nordafricani, ricchi di risorse energetiche, e la Repubblica Popolare ha un costante bisogno di importare petrolio, gas naturale, per soddisfare la sete energetica domestica. È un paese che punta a ridurre i consumi di carbone, perché è molto inquinante, ma è comunque, rappresenta ancora il 60% del fabbisogno energetico nazionale. Quindi attingere anche alle risorse energetiche straniere è essenziale per la Cina. Prima che diciamo, la Libia collassasse di fatto, la Repubblica Popolare era il principale partner commerciale di questo paese, giusto per dare un esempio. La seconda ragione per cui la Repubblica Popolare è interessata a questa parte di mondo è perché la considera uno snodo fondamentale della Belt and Road Initiative, o come la chiamiamo in Italia, Nuove Vie della Seta, proprio perché la maggior parte dei flussi commerciali che partono dalla Repubblica Popolare e arrivano in Europa naturalmente solcano lo stretto di Malacca, l'oceano indiano, toccano le coste dell'Africa, passano lo stretto di Bab el-Mandeb, raggiungono il canale di Suez e poi sfociano nel mar Mediterraneo. Questo è un argomento chiaramente che ci riguarda molto da vicino, come in quanto italiani, perché l'Italia è ad oggi uno dei partner delle Nuove Vie della Seta, ufficialmente, spera di valorizzare questo ruolo, magari alimentando i flussi, incanalando i flussi commerciali attraverso Trieste e Genova. Però è molto importante per la Cina quindi assicurarsi, diciamo, un monitoraggio dei flussi commerciali nel Nord Africa, soprattutto collaborando con l'Egitto, che però rimane un alleato degli Stati Uniti. Non bisogna poi dimenticare, ovviamente, che parliamo della sponda sud del Mediterraneo, e quindi l'installazione, l'investimento cinese in porti nordafricani consente a Pechino di affacciarsi sul Mare Nostrum e quindi di acquisire postazioni che un giorno potrebbero essere strategiche nell'osservare, nel monitorare anche l'Europa. Quindi queste sono le tre poste in gioco per la Cina, come è presente nel Maghreb. La strategia cinese nel Maghreb è simile a quella che viene condotta nel resto dell'Africa. Sostanzialmente Pechino propone la costruzione di infrastrutture, quindi parliamo di per esempio strade, ferrovie, edifici di vario tipo,
connessioni digitali. Questo è un argomento che secondo me è molto importante e spesso trascurato riguardo alla presenza cinese in Africa, perché la Cina con Huawei e ZTE, che sono aziende che in questi giorni, in questi mesi, sono diciamo sempre sotto, sono particolarmente attenzionati dai media occidentali, ma queste aziende da tempo hanno investito nella telecomunicazione dei paesi africani. Sono presenti, Huawei in particolare, in tutti i paesi, diciamo salvo la Libia, in tutti i paesi del Nord Africa. E qual è l'obiettivo fondamentalmente? Chiaramente per la Cina investire e quindi controllare un'infrastruttura critica come possono essere per esempio i cavi in fibra ottica oppure i data center, consente il monitoraggio dei dati, il controllo chiaramente della fibra ottica in sé e quindi eventualmente anche la cesura, il taglio, l'interruzione del traffico di dati. Solo per fare un esempio, la Repubblica Popolare ha finanziato e ha contribuito alla costruzione dell'edificio dell'Unione Africana che si trova ad Addis Abeba e proprio nel 2018, mi pare, è uscita fuori la notizia secondo cui i dati, diciamo, il traffico dati di questo palazzo, di questo edificio, venivano in qualche modo ridirezionati a dei server di Shanghai. Non ci dobbiamo stupire di questo, chiaramente le grandi potenze esercitano la loro influenza e il proprio controllo anche attraverso il controllo e il monitoraggio di internet, però ci fa capire quanto sia importante per la Cina controllare e avere un peso anche nei processi decisionali che riguardano i paesi africani. Ovviamente da qui la Cina importa anche, come ho detto, grandi risorse minerarie, grandi risorse energetiche. Per quanto riguarda l'impatto delle primavere arabe, secondo me è importante sottolineare il fatto che nel periodo 2010-2012, cioè quando ci sono state le primavere arabe, la Cina ha sviluppato due tipi di riflessioni. La prima di natura domestica, ovvero Pechino temeva che effettivamente quanto stava accadendo nel Nord Africa potesse replicarsi nella Repubblica Popolare, cioè che quegli eventi potessero instillare un maggiore desiderio di democrazia nel proprio paese. Per questo ha deciso di prendere anche delle contromisure, o quantomeno quegli avvenimenti hanno convinto ancora di più il governo cinese a consolidare il controllo di internet e dei mezzi di comunicazione, dei social media, eccetera, eccetera, perché erano quelli che venivano utilizzati per comunicare, per coordinarsi le manifestazioni, eccetera. E poi ha anche elevato ulteriormente la soglia di monitoraggio, di controllo della popolazione, quindi anche a livello comportamentale. La seconda reazione è stata di natura di politica estera, ovvero il governo cinese ha compreso che aveva bisogno di tutelare in maniera migliore i propri interessi all'estero, i propri interessi e anche i concittadini cinesi che lavoravano in contesti instabili come il Medio Oriente e l'Africa. Anche perché del resto negli ultimi anni anche cittadini cinesi sono stati vittime di attentati in vari paesi africani e per questo abbiamo assistito a un'escalation delle attività cinesi nel campo securitario. Quindi dall'evacuazione della Libia nel 2011, 35.000 cinesi sono stati evacuati dal paese, praticamente non è rimasto più nessuno, quindi le imprese cinesi hanno rinunciato alle proprie attività in Libia per un lungo periodo di tempo, tuttora l'attività è pari a zero quasi. Poi ci sono state tutta una serie di attività di natura navale, quindi le esercitazioni navali cinesi si sono intensificate nel Mar Mediterraneo, tra l'altro c'è stata un'esercitazione anche con la Russia nel Mare Nostrum, che non è passata inosservato agli occhi degli Stati Uniti. Poi c'è stato un evento fondamentale, sicuramente quello del 2017, ovvero l'apertura della base di Gibuti. Gibuti, un piccolo paese sul Corno d'Africa, dove sono già presenti da tempo basi militari americane, giapponesi, francesi, eccetera. Adesso c'è anche la Cina che formalmente definisce questa installazione una base di supporto logistico per le missioni di antipirateria e di peacekeeping. Di fatto
serve per monitorare i flussi commerciali diretti verso Occidente, e direi che Gibuti in un certo senso conferma la multidimensionalità delle nuove vie della seta, cioè le nuove vie della seta non sono solo un progetto infrastrutturale e commerciale, ma un progetto che ha delle implicazioni securitarie, perché da Gibuti a Gibuti la Cina non ha solo installato questa base militare, ma ha anche aperto, ha anche preso il controllo del terminal commerciale del porto di Doralè, ha installato, ha preso il controllo del media center di Gibuti, del data center di Gibuti, pardon. Ha sviluppato la rotta ferroviaria che è diretta verso Addis Abeba, dove è presente il famoso Palazzo dell'Unione Africana. Insomma, è il punto da cui si irradia la strategia cinese in Africa. E credo che sia è proprio in questo contesto che dobbiamo calare la presenza cinese nel continente nero, perché Dario Fabbri, per esempio, nel suo articolo giustamente afferma che gli Stati Uniti sono il paese egemone in quest'area perché dispongono di basi militari in tutti i paesi del Maghreb. È verissimo. La Cina in questo momento sta cercando proprio in qualche modo di guadagnare la fiducia dei paesi africani per proporsi come alternativa in termini di garante securitario. Proprio in questi giorni è stato annunciato il primo forum sulla pace e la sicurezza Cina-Africa. L'anno scorso, in realtà, proprio nello stesso periodo, era stato lanciato un altro forum che invece veniva chiamato Peace and Security Forum. No, pardon, Security and Defense Forum. Quest'anno ha cambiato nome e la parola difesa è stata sostituita con la parola pace. In sostanza, cosa vuole fare la Cina con questo forum? Vuole creare una piattaforma di dialogo securitaria con i paesi africani, per dirgli appunto non vogliamo penetrare, invadervi tra virgolette, ma vogliamo collaborare con voi per garantire la sicurezza e la stabilità del continente. Quindi sicuramente è questo il campo in cui la Cina in futuro dovrà giocare la sua partita africana con gli Stati Uniti, perché quel che manca, se vogliamo, proprio alla Cina poi anche in termini di potenza globale è la fiducia dei paesi partner, ovvero i paesi nordafricani, i paesi africani in generale sono interessati a accogliere gli investimenti cinesi, quindi parliamo dell'Egitto con per esempio la zona economica speciale in prossimità del canale di Suez, parliamo degli investimenti nel porto di Algeri, parliamo del Marocco, benissimo, però quando si parla poi dell'installazione di una base militare, ecco che qui, come in altre parti del mondo, c'è un po' di preoccupazione ovviamente da parte dei governi partner. La vera sfida sicuramente è questa per il governo cinese. Chiudo, sono nei tempi? Sì, sono nei tempi, perfetto. Chiudo appunto con un'altra nota riguardo la questione delle connessioni digitali, perché credo sia di fondamentale importanza. In particolare credo sia interessante il fatto che mi pare in Marocco, anzi no, in Tunisia il sistema di navigazione satellitare Beidou, che è il sistema di navigazione satellitare cinese, adesso dispone di un nuovo centro, il primo centro all'estero, che si occupa sia di addestramento logistico ma anche di scambio di ricerca scientifica. Ecco, il sistema di navigazione satellitare in sé, questo vale sia per gli Stati Uniti che per la Russia che per la Cina, serve a che cosa? Innanzitutto, originariamente il GPS è nato per scopi prettamente militari, perché chiaramente la navigazione satellitare serve per rendere più efficienti i movimenti militari, ma anche più efficienti le attività economiche. Ebbene, la Cina vuole, sta stimolando i paesi africani e medio orientali a servirsi del sistema di navigazione satellitare proprio e quindi a sviluppare una sorta di via della seta digitale. Chiaramente non è una via non è una rotta vera e propria, ma è un modo per coinvolgere i paesi medio orientali e africani in cui la Cina sta cercando di accrescere la propria presenza in un sistema digitale su cui Pechino è in grado di esercitare la propria influenza. Quindi concludo con questo dicendo che probabilmente questo settore sarà uno dei settori più interessanti da osservare nell'ambito della competizione tra Cina
Stati Uniti e Russia in un contesto così complesso come il Maghreb. Grazie. Bene, vi sarete accorti che curiosamente fino adesso abbiamo parlato di zone che sono a un tiro di schioppo da noi, ma non abbiamo menzionato l'Italia. E non è per esterofilia o semplicemente per modestia, in realtà l'Italia è presente ovviamente in questo numero, il problema è che forse per vari aspetti non è presente in questo numero come dovrebbe, perché non è presente in questi paesi come dovrebbe e potrebbe. E questa è una delle riflessioni, non fatta chiaramente in maniera così banale, che potete trovare nel numero. È pur vero che in realtà la presenza c'è, la famosissima ENI, ma non solo. Il fatto è che la nostra presenza non è necessariamente, a differenza di altri paesi, e penso in particolar modo alla Francia, che tende a mettere non uno ma tutte e due i piedi nel piatto quando si tratta dei suoi spazi ex coloniali. Pensate per esempio a cosa Francia e Gran Bretagna, con il riottoso sostegno statunitense e l'affannato inseguimento italiano, hanno fatto in Libia, spodestando Gheddafi, quando hanno fiutato un vento che pensavano di poter cavalcare, per l'appunto, accreditandosi come i salvatori del popolo di un paese in cui avevano per l'appunto trascorsi. Dicevo che noi in realtà siamo presenti nostro malgrado, o forse in maniera inconsapevole alla nostra coscienza diffusa. Quarta sponda propriamente detta, cioè la Libia, o ciò che ne resta, ma diciamo in generale la sponda sud del Mediterraneo, per noi non è importante, è fondamentale. Non solo perché ciò che promana in termini di instabilità da quei territori ci investe direttamente, ma anche perché quei territori sono in un rapporto funzionale con noi, di cui veramente molto spesso noi non cogliamo bene la dimensione. Cito rapidamente, prima di passare la parola all'intervento conclusivo, tre elementi fondamentali che dovrebbero indurci sviluppare un'attenzione permanente e non superficiale a questa parte di mondo. La prima considerazione è una considerazione che è proprio la quintessenza della strategia di un paese, cioè l'energia. Voi sapete che noi siamo un paese, quella che si chiama un'economia di trasformazione, cioè noi siamo un paese che produce molto, siamo un grosso paese manifatturiero, malgrado tutto lo restiamo, e speriamo di riuscire a rimanerlo nonostante scelte non sempre oculate che ci autoinfliggiamo, ma non abbiamo o abbiamo poche risorse nostre, poche risorse minerarie e poche risorse energetiche. Abbiamo trivellato la Valle Padana in tutti i modi possibili, ma ormai lì non c'è molto. Poi siamo andati in Val d'Agri, in Basilicata, pure lì riusciremo a estrarre tutto. Non, come molti altri paesi europei, utilizziamo le tecnologie di perforazione ultime, nuove, lo shale cosiddetto, cioè la fratturazione delle rocce scistose che contengono idrocarburi, come fanno gli Stati Uniti, per estrarli, perché quei metodi, che pure potrebbero portarci qualcosa in più, comportano dei problemi di natura sismica, inquinamento e quant'altro, di cui si può, forse in maniera un po' colpevole, ma comunque almeno nell'immediato, fare a meno di preoccuparsi, se come gli Stati Uniti si hanno vaste zone poco abitate o per nulla abitate, è un po' più difficile in un territorio fortemente antropizzato come il nostro, quindi onde evitare di crearci terremoti ovunque sotto i piedi, non perseguiamo quella strada. Quindi noi siamo un paese che importa molta energia, e malgrado il fatto che nel nostro mix energetico le cosiddette rinnovabili, la prima delle quali comunque rimane l'idroelettrico, ma eolico e fotovoltaico hanno fatto passi da gigante, pesino comunque di più di prima, le nostre chance di
non autosufficienza, ma di sufficienza energetica, cioè di avere abbastanza energia per i nostri usi domestici e soprattutto industriali, senza, diciamo, sforare troppo i limiti, diciamo, alle emissioni che faticosamente l'Europa tenta bene o male ancora di perseguire, malgrado altre parti del mondo vadano in altre direzioni, sono affidate al gas. E il gas viene sicuramente dalla Russia, e vedete i punti d'ingresso, diciamo, nel nord Italia, sull'arco alpino, ma viene molto dal nord Africa, viene dall'Algeria e dalla Libia. E non pensiate che il gas della Russia serva al nord industriale e il gas del nord Africa serve al sud, perché tutto questo gas entra nel circuito dei gasdotti nazionali e viene redistribuito, dal momento che rispetto agli approvvigionamenti il sud è in surplus, nel senso che ha più gas di quanto gliene serve perché ha meno industria, mentre ha, tra l'altro, si avvia ad avere anche meno popolazione, perché, come sappiamo, ai noi il sud, per una serie di ragioni che hanno a che fare fondamentalmente con l'economia, con le condizioni socio-economiche, diciamo, tende a fare meno figli, mentre il nord, popoloso e industriale, è in deficit energetico. Quindi questo gas che voi vedete arrivare da giù, attraverso soprattutto i terminal siciliani, quindi dall'Algeria e dalla Libia, va anche alla Lombardia, al Piemonte, all'Emilia, al Veneto. Quindi prima circostanza è fondamentale. E è possibile sostituirlo con altro gas? Sì, se riempiamo le nostre coste di rigassificatori, perché attualmente l'unico gas, diciamo, da tubi che possiamo avere è quello che entra da quei punti d'ingresso che vedete lì, perché il gas deve essere portato, e i gasdotti stanno nel nord Europa e sotto il Mediterraneo. Poi ci sono alternative, cioè per esempio il TAP, su cui l'amministrazione Trump, ma già quello Obama prima, spinge molto l'Italia affinché lo completi, quello che dovrebbe arrivare in Puglia, perché quello affrancherebbe in parte la nostra dipendenza dal gas russo, ma non sostituirebbe il gas nordafricano. La faccio corta: l'economia, non nel senso, solo nel senso dell'energia, ma nel senso che, se voi andate a vedere i flussi commerciali delle varie regioni d'Italia con l'estero, oltre che chiaramente tra di loro, vedrete che il nostro bistrattato Sud Italia ha nelle economie di questa parte di Africa, in generale direi del bacino del Mediterraneo, il primo partner commerciale è la Turchia, perché è l'economia più grande, chiaramente c'è Israele, è ovvio, ma anche in Nord Africa ha dei partner relativamente importanti, cioè sono paesi che hanno con noi un interscambio piuttosto piccolo se rapportato all'interscambio più grande che abbiamo con i nostri principali partner commerciali, quindi niente paragonabile a Germania, Francia, Stati Uniti, è ovvio. Ma se voi andate a vedere il peso percentuale delle regioni meridionali, soprattutto quella a maggior vocazione industriale, per esempio la Puglia, per esempio la Campania, che sono regioni anche portuali, con queste economie, che sono economie che nonostante tutto, anche in virtù del fatto dei fermenti sociali che dicevo prima, hanno governi che negli ultimi anni stanno tentando un po' affannosamente, quando ci riescono, e spesso non ci riescono, di correggere la rotta e quantomeno soddisfare alcuni bisogni materiali di base, vedrete che le regioni meridionali italiane hanno un peso piuttosto alto nell'interscambio commerciale con questi paesi. E non parlo solamente, diciamo, di materie prime che noi non esportiamo, ma soprattutto di manufatti, cioè se voi depurate l'interscambio del nostro meridione con queste economie, della componente energetica, che è una componente soprattutto che noi importiamo, vedrete che noi esportiamo. E quindi questo può sembrare marginale, ma non solo ha una sua valenza economica immediata, ma è anche una circostanza oggettiva su cui costruire relazioni che stabilizzino quei paesi, nella misura in cui l'economia è un fattore di stabilizzazione fondamentale. E da ultimo, e non è un caso che l'abbia citato per ultimo, i flussi migratori. Perché li cito per ultimi non a caso? Noi sappiamo bene che c'è una sproporzione non solo socio-economica ma anche demografica enorme tra l'Africa, continente globalmente in crescita demografica molto forte, destinato a raddoppiare la sua popolazione fino a 2 miliardi e mezzo di persone da qui al 2050-2060,
e un continente, un paese in decrescita demografica come il nostro. Però se andiamo a vedere ultimamente, questi flussi migratori, specialmente dalla Libia, malgrado i titoli di giornale, sono piuttosto limitati. E guardate, non è un discorso politico, anche se se ne può fare un discorso politico, perché diciamo è assurdo a materia del contendere politico negli ultimi tempi, direi non per volontà di Limes, almeno su questo siamo tranquilli, ma è una circostanza proprio oggettiva. Allora, perché è così? Lo chiederei a Luca Raineri. Luca Raineri, oltre a essere un ricercatore presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ricercatore in cosa? Beh, fondamentalmente in traffici illeciti di vario tipo, soprattutto nell'area, diciamo, Sahel-Maghreb. Quindi Sahara-Sahel-Maghreb. È la persona che normalmente noi chiamiamo quando si tratta di spiegarci nel dettaglio, però, nel dettaglio in maniera circostanziata, non diciamo con discorsi generici per i quali non occorre spendere 15 euro per comprare Limes, che cosa succede in tutta la fascia che va fondamentalmente dal Sahara in su, in tutti quegli stati a sovranità più o meno labile, le cui porose frontiere fanno passare un po' di tutto e le cui dinamiche migratorie, ma anche di traffici che non riguardano strettamente la componente migratoria, concorrono a plasmare l'ambiente strategico di quest'area, per l'appunto, per noi così importante. Allora Luca, in 15-20 minuti io ti chiederei in particolar modo di parlarci di ciò che è l'oggetto del tuo articolo in questo volume, da trafficanti a carcerieri, perché dalle coste libiche arrivano meno migranti. Chiedendoti però una cortesia di inserire, per l'appunto, questo discorso prettamente migratorio, che chiaramente ci interessa, nel quadro più ampio, per l'appunto, strategico libico, per capire le ragioni che stanno a monte di questa diminuzione e anche eventualmente le prospettive di questo e degli altri traffici che attraversano ciò che resta della Libia. Questo funziona? Funziona? Riesco a farmi sentire? Sì. Dunque, buonasera. Innanzitutto grazie mille, mi fa molto piacere poter intervenire in questa circostanza con un contributo su Limes e poi con un contributo alla discussione di questa serata. Mi fa molto piacere essere qui oggi, perché proprio oggi cade un anniversario cruciale per chi si occupa di migrazioni. Cioè oggi, 16 luglio, è il secondo anniversario della fine ufficiale della crisi migratoria in Europa e in Italia in particolare. Nel senso che se noi andiamo indietro di 2 anni, esattamente il 16 luglio del 2017, da un giorno all'altro, dalla notte al giorno, i flussi migratori crollano. I flussi migratori in arrivo in Italia dalla Libia crollano. Eravamo su cifre che si attestavano su uno o diverse migliaia di arrivi al giorno, fino al 15 luglio 2017 per tutti i mesi precedenti, e siamo passati dal 16 luglio 2017 e per tutti i mesi successivi fino ad oggi a degli sbarchi che si attestano sul migliaio di arrivi al mese, attualmente ridotti a meno di 500 al mese. Quindi attualmente questo flusso è addirittura in ulteriore decrescita e siamo a dei livelli che sono di gran lunga inferiori all'epoca Gheddafi. Quindi la cosiddetta crisi migratoria si è interrotta esattamente la notte del 16 luglio 2017, 2 anni fa. Quindi da qui vorrei partire nella mia così breve presentazione di questa sera per cercare di capire che cosa è successo quella notte e cosa è successo nei giorni a seguire. Guardate, è una circostanza abbastanza curiosa e anche interessante, nel senso che raramente accade su questioni di geopolitica che ci siano degli eventi così chiaramente che segnano uno spartiacque così netto da un'ora all'altra, da un giorno all'altro. Allora, quello che succede il 16 luglio, vorrei subito, come dire, sfatare dei miti, perché come si diceva giustamente poc'anzi, la riflessione per quanto riguarda le migrazioni è soggetta a manipolazioni politiche e mediatiche molto frequenti. Ci terrei subito a sfatare 2 miti. Il 16 luglio del 2017
non succede che tutto a un tratto scompaiono le ONG che nel Mediterraneo si occupano di fare operazioni umanitarie di salvataggio dei migranti, e non succede che tutto a un tratto il 16 luglio del 2017 nel Mediterraneo viene dispiegata la Guardia Costiera Libica che di fatto impedisce le partenze. Queste due cose non succedono, ovvero le ONG che operavano nel Mediterraneo lo facevano già da prima e lo continuano a fare anche dopo, e la Guardia Costiera Libica era ben dispiegata con motovedette già consegnate dall'Italia, con training portati avanti dall'Unione Europea, lo era già da molti mesi precedenti. Quindi che cosa è successo? Per capire che cosa è successo, io credo bisogna spostare lo sguardo non su quello che succede in mare, quindi non sulle dinamiche di salvataggio, di intercettazione operata dai navigli, siano essi della Guardia Costiera Italiana, della Guardia Costiera Libica, di attori privati come le ONG, ma su quello che avviene a terra in Libia. E noi sappiamo che cosa succede perché ce lo dicono i protagonisti stessi. Poche settimane dopo appare un'intervista su un quotidiano inglese a uno dei principali trafficanti libici, il signor Dabbashi, che è un ragazzotto di 30 anni che da solo ha praticamente messo in ginocchio l'Europa, il quale dice: sono stato contattato grazie all'intermediazione degli italiani. Questo lo dice lui, naturalmente l'Italia smentisce e c'è tutta la legittimità di credere che non sia esattamente affidabile come fonte un trafficante libico. Comunque dice: sono stato contattato e mi hanno promesso impunità, mi hanno promesso un ruolo politico se io avessi, io e le mie forze, il mio network di trafficanti, fossimo passati dall'altra parte. Insomma, quella notte, quel giorno, Dabbashi e il suo gruppo di trafficanti, che erano responsabili dei principali flussi in partenza dalla Libia, passano da fare i trafficanti a fare i carcerieri. I migranti che erano stati loro consegnati vengono chiusi in container, carceri, strutture più o meno di fortuna, vengono rinchiusi lì dentro e in cambio di questo servizio la milizia di Dabbashi riceve dal governo libico, dice di ricevere dal governo libico una provvigione, sostanzialmente venendo cooptata, venendo integrata all'interno dell'apparato di sicurezza libico con una funzione di polizia. Per cui passa da una funzione di trafficante, da fare il criminale a fare il poliziotto. Perché lo fa, naturalmente è soggetto a speculazioni, probabilmente viene pagato per farlo, ma è difficile che venga pagato più di quanto potesse guadagnare grazie ai traffici. È più probabile che questa dinamica debba leggersi, proprio come si diceva prima, all'interno della più ampia e complessa ricomposizione geopolitica che interessava la Libia proprio in quella fase, perché in quella fase, siamo a metà del 2017, si negoziava l'uscita dalla fase ad interim, dalla fase interimaria, degli accordi di pace, degli accordi di Skhirat, che avevano più o meno assestato le istituzioni libiche nella imperniate intorno al ruolo del governo di accordo nazionale di al-Sarraj, che teoricamente, la cui legittimità in funzione di questi accordi teoricamente sfumava al dicembre 2017 e avrebbe dovuto essere rimpiazzato da ulteriori istituzioni da negoziare in sede ONU. Nel contesto di questi negoziati, capite bene che i diversi attori della composita e complessissima galassia libica avevano tutto interesse a qualificarsi come dei partner affidabili, dei partner ragionevoli per venire incontro alle priorità di sicurezza degli attori internazionali che naturalmente esercitano una grandissima influenza quando si tratta di negoziare le sorti della Libia. Per cui non è sorprendente che la milizia di Dabbashi in questo contesto abbia tutto l'interesse, al di là della entità della provvigione economica che riceve, a riqualificarsi, a riposizionarsi, a ottenere garanzie di impunità e potenzialmente, chissà, promesse di ruoli in ministeri, in eserciti, in polizia, nella Libia futura da costruire, che si sarebbe dovuta costruire nel corso del 2017. Che questa spiegazione sia la più convincente, la più plausibile, lo dicono anche gli eventi che ne conseguono, perché il modello Dabbashi viene replicato in altri contesti libici esattamente con la stessa formula. A dire la verità viene replicato in primis proprio nella stessa città di Dabbashi, cioè pochi mesi dopo sembra che questo accordo debba saltare. Sembra che debba saltare perché gli altri trafficanti, che naturalmente avevano tutto interesse a far proseguire i propri traffici, insoddisfatti di questo accordo che metteva un tappo alle loro attività, manu militari,
esautorano il controllo di Dabbashi dalle principali spiagge di partenza dei migranti. Dabbashi viene cacciato, costretto a partire e a nascondersi in un'altra cittadina, e nella città dove appunto da cui partivano i principali flussi migratori si insedia una nuova milizia. Quello che è interessante è che questa nuova milizia, nonostante fosse nettamente, chiaramente finanziata dai trafficanti, c'è molta evidenza di questo, nonostante ciò questa stessa milizia non riapre il flusso dei traffici, ma al contrario si ripresenta sventolando la bandierina ai propri partner europei, dicendo: vogliamo essere noi poliziotti, vogliamo essere noi carcerieri, vogliamo essere anche noi parte di questa riconfigurazione, di questa ridistribuzione di potere, e garantirci un posto al sole nella Libia di domani. Questa nuova milizia, che appunto ha soppiantato Dabbashi, è una milizia che si chiama Al-Wadi, che è ritenuta molto vicina ad Haftar. Ed è molto interessante notare che è proprio in quei giorni che per la prima volta l'Italia comincia a interessarsi ad Haftar, qualificandolo sempre meno come una sorta di criminale di guerra e sempre più come un potenziale interlocutore, nella misura in cui Haftar è disposto a rispettare gli accordi per cui la Libia si impegna a non far partire più migranti, sia esso da parte del governo, sia da parte delle milizie, sia da parte di un capo, di un warlord, di un capo militare come Haftar. Per cui a Sabrata, questa località del nord-ovest della Libia da cui partivano i principali flussi, si chiude la principale via d'accesso dall'Africa all'Europa. I flussi quindi si spostano, cercano altre vie, come tipicamente succede in Africa, cercano altri sbocchi e li trovano provvisoriamente in una cittadina immediatamente a est di Tripoli che si chiama Garabulli. E a Garabulli, nei mesi successivi, succede esattamente la stessa identica cosa, ovvero si manifesta una milizia che si presenta con una retorica di legge e ordine, che si presenta come il garante della legittimità statuale contro la deriva corrotta e criminale delle istituzioni libiche, e che quindi si impone militarmente, prende il controllo della città di Garabulli e mette fine anche a Garabulli ai flussi migratori. Ancora più interessante è che nei mesi successivi queste milizie, una appostata al nord-ovest di Tripoli e una al nord-est di Tripoli, lentamente convergono su Tripoli cercando di conquistare Tripoli o quantomeno di negoziare con strumenti militari un posto all'interno del governo di Tripoli. Perché quello che ci sfugge è che in realtà il flusso migratorio, il business della migrazione, che naturalmente comporta ingenti introiti economici per chi se ne occupa, è in realtà, dal punto di vista economico, infinitamente meno lucrativo, infinitamente meno profittevole di altre attività economiche, quelle che sono negoziate e gestite nel cuore della capitale, all'interno delle istituzioni. Sappiamo che il governo che controlla la città di Tripoli, il governo di Sarraj, è in realtà esposto al continuo ricatto militare di una serie di milizie che hanno un ruolo formale più o meno esplicito all'interno dei ministeri degli interni, della difesa, ma che di fatto agiscono in maniera assolutamente autoreferenziale, facendo il bello e il cattivo tempo, imponendo militarmente la nomina di ministri che di fatto sono dei prestanome e che rispondono ai diktat di queste milizie, le quali quindi possono arricchirsi sifonando, introiettando le risorse pubbliche libiche, quelle relative al petrolio, quelle relative ai flussi finanziari internazionali, quelle relative al racket e al controllo delle banche di Tripoli. E queste sono le vere risorse che garantiscono il controllo del bulk, del cuore dell'economia politica / criminale della Libia. Ed è quindi in questo senso che le milizie sparpagliate sul territorio libico hanno tutto l'interesse a presentarsi come dei partner affidabili, e se per farlo questo vuol dire rinunciare all'economia delle migrazioni, sono ben disposte a rinunciarvi, purché questo consenta loro di entrare nell'economia infinitamente più lucrativa che transita dalla capitale, che transita da Tripoli sotto forma di flussi finanziari e di flussi petroliferi. Questa è la dinamica che noi abbiamo visto dipanarsi all'interno della galassia libica, e che tutto sommato spiega l'instabilità che governa la regione fino ad oggi. Lo spiega perché la legittimità progressivamente guadagnata da Haftar è anche decisamente legata alla volontà di Haftar di presentarsi come un capo ribelle
capace anche di imporre per l'appunto legge e ordine e quindi anche di porre un freno ai flussi migratori. Questo è quello che Haftar è venuto ripetutamente a dire in Italia, oltre a un track parallelo che è quello legato naturalmente alla protezione delle installazioni ENI in Libia. Questo ha reso anche l'Italia più morbida nei confronti di Haftar, più morbida fino al momento in cui Haftar ha però scatenato un attacco su Tripoli il 4 aprile di quest'anno, a sorpresa ma forse neanche troppo, nel senso che le manovre di Haftar per circondare Tripoli sono partite ben prima, sferra un attacco sulla capitale. Allora, questo attacco ha definitivamente scoperchiato il vaso di Pandora degli interessi internazionali che in questo momento convergono sulla Libia. Perché teoricamente la Libia è naturalmente in una situazione di embargo delle armi internazionale. Questa è una situazione alquanto teorica, nel senso che il panel delle Nazioni Unite, istituito proprio per monitorare eventuali violazioni all'embargo di armi, ha già dimostrato come violazioni all'embargo di armi ne siano state fatte e parecchie in passato, fondamentalmente da due attori, il Qatar nel 2011-12, ovvero nella fase rivoluzionaria, facendo transitare armi a favore delle milizie che gravitano intorno alla costellazione della Fratellanza Musulmana via Tunisia di Ennahda e quindi tutto sommato paese facente parte di questa stessa configurazione, e dal 2014 in poi invece un flusso d'armi molto più significativo e molto più massiccio in provenienza prevalentemente dagli Emirati e dall'Egitto, che sono i grandi fondamentali sponsor di Haftar, e lo sono, badate bene, in maniera infinitamente maggiore, dati numerici alla mano, di quanto non lo siano altri attori internazionali che sono spesso giustamente evocati perché fanno poi parte della complessità delle dinamiche libiche, ma il ruolo della Russia, il ruolo della Francia nel sostegno militare, soprattutto ad Haftar, è probabilmente inferiore rispetto a quello degli attori del Golfo. Attualmente la contesa in Libia rispecchia in maniera abbastanza esplicita le linee divisorie della contesa all'interno del Consiglio di Cooperazione del Golfo, ovvero da una parte Egitto, Sauditi ed Emirati che supportano Haftar e dall'altro Qatar e Turchia che supportano in maniera sempre più esplicita Sarraj. Ormai rivendicando entrambi apertamente, chiaramente e senza nessun imbarazzo, il fatto che esportano armi massicciamente, abbondantemente, in totale aperta contravvenzione rispetto alle disposizioni dell'ONU. Tuttavia recentemente questa dinamica si è ulteriormente complicata perché forse avrete letto che proprio una settimana fa è avvenuto un capovolgimento di fronte. Una delle cittadine a monte di Tripoli da cui Haftar stava assediando la capitale è stata riconquistata dal governo di Sarraj, quindi Haftar è stato costretto in rotta ad abbandonare questa cittadina, e nella cittadina sono stati trovati quattro missili francesi, o meglio quattro missili di produzione americana che gli Stati Uniti avevano venduto alla Francia e che in qualche modo si sono ritrovati nelle mani di Haftar. Questo ha creato molto imbarazzo a Parigi, con tentativi di giustificazione contraddittorie e francamente non convincenti. Inizialmente si è detto che questi missili servivano alla autoprotezione di un convoglio francese, ma che cosa ci facesse un convoglio francese in prima linea dentro il quartier generale di Haftar rimane tutto da spiegare. Dopodiché si è detto no, questi erano missili rotti che dovevano essere smaltiti, ma allora perché per autoprotezione si dovrebbero dare dei missili rotti che dovevano essere smaltiti? Insomma, è chiaro che questa spiegazione sta poco in piedi. Questo crea ulteriore imbarazzo in una serie di episodi che, ripeto, quantitativamente sono piccoli e nettamente inferiori rispetto a quello che fanno i paesi del Golfo, ma che naturalmente all'interno del consesso europeo creano non poco imbarazzo, perché si aggiungono a una fila di episodi fra cui alcuni comando delle forze speciali francesi che sono stati colpiti da un missile e un elicottero è stato abbattuto facendo vittime che poi si sono identificati come delle forze speciali francesi in supporto a Haftar. A Malta è stato trovato un piccolo centro dell'intelligence francese per gestire e accompagnare le forze di Haftar. Insomma, non c'è dubbio che la forza di cui Haftar ha dato sfoggio negli ultimi mesi
è naturalmente anche il risultato di fortissimi appoggi transnazionali che stanno vieppiù complicando il conflitto in Libia. In tutto questo chiudo facendo un'ultima postilla sul contesto migratorio. È chiaro che la situazione di conflitto crea una situazione di ulteriore vulnerabilità per i migranti che sono rimasti intrappolati in Libia. Lo illustra in maniera abbastanza eloquente il bombardamento, forse fortuito, forse erroneo, di un centro di detenzione per migranti in Libia, avvenuto poche settimane fa, che ha suscitato naturalmente la condanna universale. Ma questo ci dice anche che il cambiamento della dinamica politica dei flussi migratori attraverso la Libia ha anche delle conseguenze molto importanti sul piano umanitario e sul piano proprio dell'economia politica dei traffici, perché i migranti continuano ad arrivare in Libia, e questo lo dicono la maggior parte dei dati, direi tutti i dati in maniera concorde. I migranti continuano ad andare in Libia perché in Libia continua ad esserci lavoro, nonostante i conflitti continua a essercene di più che in Egitto, di più che in Tunisia, e perché la Libia, proprio in virtù della situazione di porosità, di conflitto, di mancanza di controllo statuale, continua ad essere un territorio dove è possibile entrare, a differenza ad esempio della vicina Algeria, che anche questo passato sotto traccia mi sembra nei media italiani, Algeria che negli anni 2017-2018 ha effettuato 45.000 deportazioni forzose di migranti identificati sul proprio territorio, spesso neanche identificati semplicemente sulla base del colore della pelle, caricati su un aereo e espulsi nel primo paese. Quindi naturalmente la Libia continua a essere un paese d'ingresso e i dati ci dicono che in Libia continuano ad arrivare migranti. Il problema è che i migranti dalla Libia non escono o escono con grandissima difficoltà. E quindi che cosa fanno i migranti in Libia? Questa situazione ha cambiato l'economia politica e il modo di valorizzare una merce, perché tutto sommato questo è guardato da un punto di vista economico, di valorizzare una merce il cui valore si trovava prima nella mobilitazione, nel trasporto, e che invece ora non può più essere trasportata. Che cosa si fa quindi di questa merce? Viene utilizzata in una serie di modalità che consentono estrazione di valore. Ad esempio, le stesse milizie che si ergono a carcerieri e lo fanno per segnalarsi ai loro possibili partner internazionali utilizzano i migranti che intrappolano nei propri centri di detenzione per subappaltarli a datori di lavoro libici gratuitamente, naturalmente, facendosi pagare dal datore di lavoro libico una manodopera che è quindi di fatto a tutti gli effetti schiavile. Oppure vediamo un aumento esponenziale del racket della prostituzione. In Italia non arrivano praticamente più nigeriane, il famoso business delle nigeriane che ha imperversato fino alla metà del 2017 è ora stato completamente spostato in Libia, dove ci sono molte indicazioni che il racket della prostituzione stia prendendo un peso molto molto importante. Badate bene, prostituzione che di fatto sdogana, legittima tutta una serie di pratiche di violenza sessuale, e secondo alcuni report le violenze sessuali colpiscono in maniera assolutamente indiscriminata le donne detenute nei centri di detenzione, ma che molto probabilmente colpiscono più del 50% degli uomini rinchiusi nei centri di detenzione. Questo per dare una misura del tipo di violenza, di brutalità che viene esperita quotidianamente in questi centri a vista di tutto il mondo, nel senso che tutti i rapporti dell'ONU lo documentano in maniera abbastanza esplicita. In questo contesto alcune delle milizie che si dedicavano al traffico di migranti, essendo state espropriate, avendo voluto liberarsi di questa di questo fardello politico, ma quindi anche di questa possibilità di introito economico, hanno semplicemente cambiato, utilizzato, dispiegato il proprio network di trafficanti, ma ha cambiato la merce da trafficare, e quindi abbiamo anche qui indicazioni che stiano aumentando in maniera esponenziale i traffici di altre merci che transitano attraverso la Libia e che sono movimentate esattamente dagli stessi network che fino a poco fa si occupavano del traffico di migranti. Abbiamo indicazioni di grandissimi traffici di droga. Sabrata, la cittadina di Dabbashi di cui vi parlavo prima, è ora l'ingresso di flussi di traffici di droga per via navale che arrivano dal Marocco, anche dal Sud America, ma anche naturalmente dal sud della Libia, nonché di importanti traffici di armi come quelli che illustravamo poc'anzi. Questo, come dire, per segnalare che
la politica, la determinazione nella lotta ai flussi migratori portata avanti in Europa ha avuto delle conseguenze perverse che rischiano non solo di avere delle conseguenze umanitarie molto gravi all'interno della Libia per i migranti e per le popolazioni libiche, ma anche che rischiano di aggravare la destabilizzazione che vediamo all'opera in questo momento in Libia. Con questo concludo, mi scuso, sono stato un po' lungo. Non sei stato assolutamente lungo.